L'incontro discografico tra Stan Getz e João Gilberto sulle note della bossa nova è una delle esperienze più importanti di avvicinamento tra il jazz e le altre musiche, uno dei passaggi fondamentali per l'apertura e l'allargamento del repertorio, oltre che uno dei dischi più venduti, conosciuti, apprezzati ed amati del Novecento per la bellezza dei brani e la poesia delle esecuzioni. Per capire come si giunge a questo lavoro e a quelli che seguiranno, due fra tutti, l'incontro di Sinatra con i brani di Jobim e Prelude di Emir Diodato, bisogna fare due passi indietro. Nel 1959, Orfeo Negro, un film italo-franco-brasiliano diretto da Marcel Camus e tratto dalla pièce teatrale Orfeo de Conceição di Vinicius de Moraes, trasposizione del mito di Orfeo nel Brasile moderno, viene premiato con la Palma d'Oro a Cannes e poi nel 1960 con l'Oscar per il miglior film straniero. La colonna sonora di questo film aveva fatto conoscere al mondo i brani di Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes e i brani di Luis Bonfà e Antonio Maria. Il secondo tassello è la pubblicazione nel 1962 di Jazz Samba, in cui Stan Getz e Charlie Bird prendono quegli stessi brani e li portano a contatto con la pratica del jazz. Il disco, prodotto da Creed Taylor per la Verve, ebbe un successo notevole. Il passo successivo era naturalmente quello di chiamare in America i musicisti brasiliani e farli reagire e interagire con Stan Getz, solista lirico del suono pastoso, esperto e conosciuto grazie ai successi realizzati con il jazz californiano nel decennio precedente. Dopo un primo tentativo, Jazz Samba Encore, sempre prodotto da Taylor e realizzato con la direzione artistica condivisa tra Bonfà e Jobim, è un gruppo che riunisce sia musicisti americani che brasiliani, si decide di far confrontare il sassofonista con il quintetto brasiliano del cantante e chitarrista João Gilberto. Questa formazione, affiatata e compatta, totalmente rivolta alla pratica della bossa nova, abituata a suonare insieme e ad accompagnare il modo di cantare particolare di João Gilberto, realizza il disco che porta il nome dei suoi due leader. Il disco è una vera e propria sintesi estetica e artistica tra i due mondi. Il ritmo della bossa nova, le melodie estremamente cantabili ma mai banali di Jobim, i testi unici e significativi di Vinicius de Moraes, il valore dei musicisti, si uniscono al suono del sassofono di un maestro come Stan Getz, capace come pochi di cogliere l'anima melodica di un brano e di rispondere con il suo tenore ai riflessi esotici e inesplorati per il tempo delle parole e delle ambientazioni brasiliane. Ma Getz Gilberto è anche la sintesi tra la visione musicale e la genialità del produttore Creed Taylor, capace di trovare soluzioni in grado di far respirare la musica e di attrarre gli ascoltatori, come ad esempio la decisione di far cantare, e in inglese, due brani ad Astrul Gilberto e renderla in questo modo l'immagine sensuale e ispirata di quel suono, lei che fino a quel momento non aveva mai cantato su un disco. I brani di Getz Gilberto sono diventati in pratica degli standard a tutti gli effetti, alla pari dei grandi successi di Broadway e delle canzoni dei più celebri compositori.